Il freddo, sai cosa vuol dire il freddo? Prima di tutto vuol dire abituarsi, bello. Io ho perso amici di freddo. La stessa notte, a meno di 1 chilometro di distanza. La mia salvezza, sai qual è stata, bello? Una, vedi? Ah, si sente un poco toccata E due. È una vita ai margini quella di Michele, partito dalla Basilicata e arrivato ad Arezzo dopo un peregrinare in Europa. Vengo dalla provincia di Matera, si chiama Scanzano Ionico il mio paese. Mi sono dovuto fare metà ponte, Scanzano Ionico, a piedi su tutta la superstrada, quella che va da Taranto a Reggio Calabria. A piedi! Adesso Michele vive per strada e dorme nella zona Giotto, al fianco dei suoi amici più fedeli, i suoi tre cani. Ieri notte è passata la Croce Rossa, l'altro ieri è passata la Croce Rossa. Ho dormito l'altro ieri, ho dormito proprio nell'entrata della chiesa. Stanotte ho dormito qui, lì, sull'erba, così potevo attaccare meglio la tenda. E ti dico, io ho la fortuna che ho tre cani e la tenda. I tre cani mi si mettono attorno a me. Ma stamattina alle 4 pensavo di morire di freddo. Oh, in una tenda. Tre cani, capito? E lo sai che i cani hanno 38 di temperatura, non so come a noi, capito? 36, 37. Loro hanno la temperatura più alta. Buonasera, signore. E ci siamo messi tutti e tre insieme in una tenda. Ti immagini la gente che sta fuori e che si mette un cartone sopra? A scaldare Michele e tutti gli altri clochard che vivono per strada, oltre ai suoi cani, ci sono anche le associazioni di volontariato che ogni notte portano coperte e bevande calde ai senzatetto. Ciao, buonasera. Ah, Attento. come va? Serve qualcosa? Vuoi un po' di precario? Sì, ti prendo, sì. Va bene? Resto e torno. Ma la solidarietà arriva anche dalla cittadinanza. Ecco! Guarda che bello, guarda, la signora mi ha fatto una coperta. Gentilissima. C'abbiamo la televisione. Sinistra signora, vai. Gentilissima. Questo è un saccappello? Non è un sacapello. Ah, è buono, è buono. Ti fa comodo? Scherzi che mi fa comodo. Grazie mille, signora. Prego, ciao. Gentilissima. Ciao. Il grande freddo si fa sentire anche in Val d'Arno, da dove arriva l'appello del responsabile Caritas Don Mauro Frasi alle istituzioni chiedendo un piano d'emergenza per far fronte alle rigide temperature invernali. La richiesta è l'apertura notturna delle sale di attesa di almeno una delle stazioni ferroviarie dei centri principali per garantire così un minimo di riscaldamento a chi vive ai margini.